Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a questo spazio della parola a Francesco ai giovani. Oggi pomeriggio abbiamo davvero tante cose belle da comunicare, soprattutto due storie molto 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 belle. Intanto passo proprio con il presentarvi subito gli ospiti con i quali anche dialogheremo. Qui con me in studio Roberta Gorgoglione, ecco, dottoressa Roberta Gorgoglione, Buon pomeriggio a medico tutti. Esatto. pediatra qui a Casa Sollievo della Sofferenza. Benvenuta. Buon pomeriggio a tutti. E poi è collegato con noi Don Donato Liuzzi, parroco di Pezze di Greco, nella diocesi di Conversano Monopoli. Benvenuto, Don Donato. Grazie, Fra Pasquale. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, intanto, Donato, io passo subito, ecco, con la storia che tu porti, ecco, nel tuo cuore e che vuoi condividere con noi. E partiamo proprio da una telefonata che è importante, conosciutissima ormai in tutta Italia, perché è una telefonata che è avvenuta proprio, è partita dal Vaticano, da Papa Francesco. Papa Francesco ha telefonato a Giacomo, un giovane papà tuo parrocchiano, facendogli degli auguri speciali, perché dietro questa telefonata c'è una storia, ecco, una storia di sofferenza, ma anche di grande speranza, di grande luce. Ecco, vorrei che magari ce ne accennassi proprio tu, ci raccontassi tu di questa storia. Intanto vediamo insieme il servizio che Francesco Bosco ha preparato proprio su questa storia. Lo vediamo insieme e poi commentiamo. Il 22 dicembre 2022, Viviana Delego, 41 anni, dopo aver partorito due gemelli, Edoardo Maria ed Emilia Maria, muore per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza. Era sposata con Giacomo Cofano ed aveva una bimba di 6 anni, Emma Maria. Una tragedia che ha scosso la comunità di Pezze di Greco, una frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. Giacomo, il 23 dicembre, prende carta e penna e scrive una lunga lettera di ringraziamento agli angeli custodi di Viviana, i medici e gli operatori sanitari del reparto di rianimazione dell'ospedale Perrino di Brindisi, che si sono presi cura di sua moglie nei 5 giorni di agonia prima del decesso. Viviana era una donna, una moglie, una mamma fuori dal comune, scrive Giacomo. Amava la vita, ma soprattutto amava la famiglia, tanto da sacrificare la sua vita per darla a due fantastiche creature. In realtà tutte queste sue caratteristiche non moriranno mai. È vero, il normale schema della vita non dovrebbe essere questo. Non è giusto che due splendidi gemelli non avranno mai la possibilità di conoscere la loro mamma e che una bimba di 6 anni non potrà più abbracciare la sua stella. Ma dietro tutto questo dolore, scrive Giacomo nella sua lunga lettera di ringraziamento, dietro tutta questa ingiustizia c'è comunque un aspetto positivo: aver conosciuto tutti voi, di cui non ricordo i nomi, ma che per 5 lunghi e speranzosi giorni siete stati gli angeli custodi di mia moglie, della mamma dei miei figli. Aver visto le lacrime nei vostri occhi mi ha fatto capire tutta la vostra umanità e quanto abbiate sudato, studiato per cercare di dare una speranza a Viviana. Grazie per l'impegno, la professionalità e l'umanità che vi rende dei veri e propri angeli custodi in carne ed ossa. 2 giorni dopo, domenica 25 dicembre, arriva una telefonata inaspettata. All'altro capo del filo c'è il pontefice, Francesco. Il Papa chiama Giacomo. Il telefono trasmette parole di conforto. Ad annunciare questo evento è Don Donato Liuzzi, parroco a Pezze di Greco, con un post su Facebook. Mi è difficile rompere il silenzio, scrive Don Donato, ma lo faccio per dare eco all'intima gioia gustata in questo giorno di Natale, insieme con il nostro carissimo Giacomo. Don Donato ha voluto così bussare al cuore di Papa Francesco per metterlo a conoscenza della tragedia che ha colpito una famiglia e tutta una comunità che le si è stretta intorno. Nel giorno di Natale, il Papa, con umiltà disarmante, scrive il sacerdote, mi ha indirizzato una lettera di vicinanza. Prego per questa famiglia, scrive Francesco, che soffre tanto. Sono vicino a Giacomo e ai bambini, Emma Maria, Edoardo Maria ed Emilia Maria. Poi, nel pomeriggio, la telefonata a Giacomo. Abbiamo sentito il cuore del pastore, attento e sensibilissimo. Giacomo
condivide l'emozione della telefonata, anche se i dettagli, scrive, rimarranno per sempre custoditi nel mio cuore. Ringraziamo il Signore, conclude nel suo post Don Donato, per questa carezza sulla carne umana ferita che Egli viene a salvare. Ringraziamo la maternità della Chiesa, visibile negli umili gesti del Papa. È un Natale che non dimenticheremo mai. Ecco, intanto, Donato, io voglio, attraverso la tua persona, ringraziare tantissimo Giacomo, perché so che è una storia, e come ogni storia è qualcosa di sacro, ecco, ogni storia è una storia sacra, diceva qualcuno, e noi vogliamo che tale rimanga, ma è una storia che può raccontare tanto, perché porta una luce. E allora, se siamo qui a raccontarla, è perché sappiamo, siamo sicuri che chi ci ascolta può ricevere questa luce, e tu sei testimone di questa luce. Io subito una domanda io ti farei: come ti è venuto subito di pensare a questa telefonata, no, più che telefonata, tu hai scritto proprio, no? Hai mandato una lettera al Papa. Come ti è venuto proprio di fare questa cosa di getto? Sì, ecco, un po' come caro Pasquale dicevi, mi viene di togliere i sandali, no, davanti a questa storia, che è una storia sacra, che tocca l'intimità di Giacomo, di Viviana, della loro famiglia. Tutto è partito dalla visione delle lacrime, un po' come Giacomo diceva nella lettera ai medici. Ho visto nel momento del funerale di Viviana tutti i volti della nostra comunità, c'era tantissima gente, e ho visto tutti commossi e in pianto. E questa pienezza di partecipazione, che era anche ovviamente la mia, mi ha fatto sentire forte il bisogno di poter dare una consolazione a Giacomo. Avevo collegato subito la mattina di sabato 17 dicembre la nascita di questi gemellini con il giorno natalizio del Papa, il suo compleanno. Perché è stata la coincidenza, no? Quello che ti ha fatto decidere è stato il fatto che questi bimbi erano nati il giorno del compleanno del Papa, no? Esattamente. Poi questa cosa è un po' maturata, forse in maniera inconscia dentro di me, e poi mi è sobbalzato una memoria, diciamo, di ciò che tante volte vediamo nei documentari. Papa Giovanni XXIII raccontava e confidava che pregando il mistero terzo gaudioso della nascita di Gesù, pregava per tutti i bambini del mondo. Nel sentirmi vicino al Natale, che avrei celebrato con un tono ovviamente diverso, ho sentito questa spinta interiore, ecco, motivato da questa confidenza di Papa Giovanni e da questa coincidenza del compleanno dei bambini con quello del Papa, a bussare al cuore di Papa Francesco. Adesso Giacomo come sta? Tu lo senti, lo vedi? Sì, certamente, perché poi l'attenzione, la vicinanza, come anche il Papa invita sempre noi tutti a viverci con vicinanza, compassione e tenerezza, sono atteggiamenti che devono continuare nella ordinarietà, nella ferialità. È un uomo forte, che ovviamente sente questa tristezza, questa amarezza, questa sofferenza, no, del distacco dalla moglie, ma lo stiamo vedendo molto proteso sui figli, sui neonati, anche sull'altra bambina, con una robustezza che ci meraviglia molto. Tra l'altro credo che sia una famiglia molto di fede, perché il secondo nome di ogni figlio è il nome proprio di Maria, della Vergine Maria, no? Della Madonna, vero? La prima bimba si chiama Emma, che ha 6 anni, Emma Maria, e poi i gemellini appena nati, Edoardo Maria ed Emilia Maria. C'è proprio una fede grande, no? in questa famiglia. Sì, c'è una vita credente. Non so il motivo originario per cui anche da Emma in poi tutti i bambini abbiano il secondo nome Maria, però sono testimone della fede di quest'uomo. Soprattutto quando l'ho raggiunto in ospedale, ho visto
tutti i gesti della fede, di una fede adulta e anche che si sa affidare con semplicità di bimbo, di figlio nelle mani di Dio. L'ho vista in ogni momento di questo calvario vissuto accanto a Viviana. Un'ultima domanda prima proprio dello spazio pubblicitario è questa. Tu avresti mai immaginato, ecco, che la tua lettera giungesse proprio a buon fine? Che il Papa la leggesse e che compisse proprio questo gesto, poi, proprio il giorno di Natale, tra l'altro. Dico questo, probabilmente nello scriverla era la mia speranza, ma non immaginavo che con tanta velocità il Papa rispondesse. Questo gesto, io dicevo, no, l'umiltà disarmante del Papa, questo gesto mi ha fatto sentire molto piccolo, perché ho pensato a tutte quelle volte come parroco in cui dico di essere vicino, di farmi presente, e tante volte invece vedo che passano le ore, i giorni prima di rendermi presente in una situazione. Questa prontezza del Papa mi ha molto commosso e quindi mi rimane come insegnamento. E il Papa ci sorprende sempre con questi gesti. Un grazie grande a Papa Francesco. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Papa Francesco oggi ha iniziato un nuovo ciclo di catechesi sul tema della evangelizzazione. Ha fatto riferimento proprio alla pagina evangelica di Matteo, in modo particolare proprio la chiamata di Matteo, la vocazione di Matteo. E attraverso questa pagina evangelica è riuscito a delineare tre passaggi attraverso i quali una Chiesa diventa apostolica, missionaria, evangelizzatrice. Il primo passaggio il Papa proprio lo intravede attraverso questo sguardo di Gesù che si posa su Matteo. Ascoltiamo le parole del Papa. Tutto inizia da Gesù, il quale vede, dice il testo, un uomo. In pochi vedevano Matteo così come era. Lo conoscevano come colui che stava seduto al banco delle imposte. Era infatti esattatore dalle tasse, uno cioè che riscuoteva i tributi per conto dell'impero romano che occupava la Palestina. In altre parole, era un collaborazionista, un traditore del popolo. Possiamo immaginare il disprezzo che la gente provava per lui. Era un pubblicano, così si chiamavano. Ma agli occhi di Gesù, Matteo è un uomo, con le sue miserie e la sua grandezza. State attenti a questo. Gesù non si ferma negli aggettivi, Gesù sempre cerca il sostantivo. Questo è un peccatore, questo è un tale per quale, sono degli aggettivi. Gesù va alla persona, al cuore. Questa è una persona, questo è un uomo, questa è una donna. Gesù va alla sostanza, al sostantivo, mai all'aggettivo. Lascia passare gli aggettivi. Questo sguardo di Gesù, che è bellissimo, che vede l'altro, chiunque sia, come destinato di amore, è l'inizio della passione evangelizzatrice. Tutto parte da questo sguardo che impariamo da Gesù. Possiamo chiederci, com'è il nostro sguardo verso gli altri? Quante volte ne vediamo i difetti e non le necessità? Quante volte etichettiamo le persone per ciò che fanno, ciò che pensano? Roberta, tu hai una storia molto bella che davvero riesco anche a vedere proprio collegamenti anche con quello che ha detto il Papa. No? Il Papa ha parlato di sguardi, esatto. Ma per un anno intero la storia con il tuo attuale, no, marito, esatto. Luigi, è passata attraverso degli sguardi che non si sono mai incrociati mai. Per un anno, pur essendo le mai. Vostre storie incrociate. Raccontaci un po' tu la storia. Esattamente, sì. Mi ero appena laureata, era il 2015, e io avevo deciso di frequentare come medico volontario l'oncologia pediatrica, che è la mia passione, il mio primo amore. E tutti i giorni frequentavo il Day Hospital dell'oncologia pediatrica.
tenendo in cura il mio futuro cognato, senza saperlo. Stiamo vedendo infatti alcune immagini, ecco, di te. Che esattamente. Sei... Sì, mio marito era lì tutti i giorni, o appena riusciva, in base anche al suo lavoro, purtroppo non poteva essere sempre presente, però ha sempre fatto in modo di offrire tanto al sostegno, aiuto alla famiglia e soprattutto al fratello in quel momento. Ed era un giorno di maggio in cui... Perché diciamolo chiaramente, tu ti stavi proprio occupando, esatto, di suo fratello, sì, che era... Sì. Sì, molto, sì, ammalato. Sì, purtroppo sì, è un brutto male che hanno scoperto all'età di 15 anni, che purtroppo ce l'ha portato via dopo 2 anni di lunga battaglia, è stato un vero guerriero. È un giorno di maggio in cui nessuno di tre doveva essere in quel posto, il destino ha pensato bene di scrivere prima di noi la nostra storia. Ci siamo incontrati, i nostri sguardi si sono incrociati per pochissimo tempo, il tempo di una visita molto veloce. E di là abbiamo iniziato a sentirci quotidianamente, anche a distanza, perché purtroppo il suo lavoro era lontano, lui era in Toscana e io ero qui, che a San Giovanni. Che lavoro fa Luigi? Lui è un militare, lavora in Marina Militare e purtroppo questo lo porta anche lontano da noi, ma non lontano dall'affetto e dall'amore della famiglia che ci trasmette quotidianamente. E di lì, a distanza di 2 mesi, abbiamo unito le nostre vite ed è stato all'inizio indescrivibile, perché nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare che quel giorno di maggio le nostre vite sarebbero cambiate in quel modo, e soprattutto perché a un anno di distanza, quando il destino appunto aveva già scritto per noi, il nostro Cupido purtroppo ci ha lasciato. Ma noi lo ricordiamo sempre col sorriso, perché ha lasciato con noi la famiglia che abbiamo creato e l'amore che riusciamo comunque a dare anche alla famiglia di mio marito e loro a trasmettere a noi. Tuo cognato Salvatore lo, esatto, chiami Cupido, proprio sì, perché è stato lui a farlo. È stato lui l'ha voluto fortemente. Lui diceva sempre: o la sposi tu o la sposo io, la dottoressa. Ed è stato lui la nostra arma vincente. E soprattutto di aiuto nei momenti di sconforto. Senti, c'è una sorpresa per te, la vogliamo vedere insieme? Va bene. Buonasera dottoressa, è stato questo il primo appellativo con il quale mi sono rivolto a te la prima volta. Grazie a chi lo sappiamo bene, ci guarda e ci protegge da lassù. Poi subito dopo è bastato solo uno sguardo colmo di orgoglio per quello che sei e per quello che fai. Una storia, la nostra storia, nata nella sofferenza di quei corridoi, ma che al tempo stesso sono un pululare di amore. Quell'amore che è il nostro credo, che ci spinge ogni giorno in quello che facciamo, cioè servire, proteggere e aiutare gli altri ad ogni costo. Senza quell'amore non sarebbe nato nemmeno il nostro Salvatore Pio, che è luce e gioia per la nostra famiglia e per la nostra vita. Ti saluto con il nostro motto, e non scordarlo mai: il bene genera bene e risponde bene, sempre. In bocca al lupo, dottoressa. Il tuo sogno è essere... Tu sei pediatra, però, esatto, il tuo sogno è essere proprio di lavorare nell'oncologia, no? Sì. Perché? Perché proprio lì, in quel luogo? Perché è successo tanti anni fa, io avevo 21 anni quando varcai quella porta, e la prima impressione è stata di famiglia. Io mi sono sentita accolta all'inizio come una figlia, poi successivamente come una loro collega. Però l'amore che riesce a sviluppare quell'ambiente non sono riuscita a trovarlo in nessun altro ambiente. E da lì ho capito che la mia vocazione era proprio quella di aiutare i più piccoli e quelli che soffrivano più di tutti gli altri. E non l'ho mai abbandonato, e tuttora comunque il mio pensiero è sempre a loro, ai miei giovani guerrieri, che fortunatamente alcuni sono anche cresciuti e tuttora mi accompagnano. Guarda, quello che tu stai dicendo mi riporta, e lo voglio collegare anche con quello che ha detto anche oggi il Papa, dove nel secondo passaggio, no, che lui fa in questo essere della Chiesa evangelizzatrice, e io vedo in te il tuo essere medico, il tuo essere mamma, il tuo essere sposa,
Una chiesa che evangelizza, non con omelie, ma attraverso proprio una testimonianza di vita, no? Il fatto che ogni mattina tu ti alzi, ma ti alzi con quella passione, no? Il Papa oggi ha parlato proprio di questa passione evangelizzatrice. Ascoltiamolo, ascoltiamolo insieme, ti ritroverai in quello che dice il Papa. A questo segue un secondo passaggio, un movimento. Primo lo sguardo, Gesù vide. Secondo movimento, Matteo era seduto al banco delle imposte. Gesù gli disse, seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Notiamo che il testo sottolinea che si alzò. Perché è tanto importante questo dettaglio? Perché a quei tempi chi era seduto aveva autorità sulle altre che stavano in piedi davanti a lui per ascoltarlo o, come in quel caso, per pagare il tributo. Chi stava seduto, insomma, aveva potere. La prima cosa che fa Gesù è staccare Matteo dal potere. Dallo stare seduto a ricevere gli altri, lo pone in movimento verso gli altri. Non riceve, no, vado, vado. Gli fa lasciare una posizione di supremazia per metterlo alla pari con i fratelli e aprirgli gli orizzonti del servizio. Questo fa, e questo è fondamentale per i cristiani, noi discepoli di Gesù, noi Chiesa, stiamo seduti aspettando che la gente venga o sappiamo alzarci, mettersi in cammino con gli altri, cercare gli altri? È una posizione non cristiana. Dire, ma chi vengano, io sono qui, chi vengano, vai tu a cercarli. Da tu il primo passo. Don Donato, in questo breve minuto che abbiamo, io vorrei fare una domanda a te, no? Ti senti più cercato o senti di cercare tu di più il Signore? Credo che si possa dire che le visite di Dio sono nell'incrocio tra il suo venire e il nostro andare. Mi piace quello che diceva il Papa, no? Questo sguardo, anzitutto, e quindi il Signore che ci visita, e tante volte ce ne accorgiamo, soprattutto se abbiamo un'attenzione interiore, no? Il tempo della preghiera, mi viene l'esperienza di Elia, no? Il silenzio, questa brezza che tante volte ci accarezza, questo sguardo che sentiamo su di noi, però ci vuole il silenzio, ci vuole anche l'attenzione interiore. E poi c'è anche l'incrociarlo quando andiamo. Mi piace questo secondo passaggio, no? Dell'alzarsi, dello scendere dal piedistallo, della posizione di supremazia. Tante volte, se siamo, come diceva, no? Paolo VI, esperti in umanità davvero, cioè andiamo incontro agli altri, lì tante volte poi dopo un po' di tempo troviamo che Dio ci stava aspettando nelle vite degli altri e quindi aspetta anche che gli andiamo incontro proprio nel movimento della ricerca dei fratelli. È una esperienza molto bella per un pastore. Se non ti fossi scomodato anche tu ad alzarti, a prendere anche la penna, il coraggio di scrivere, ecco, anche al Papa, a raccontare questa storia, oggi forse non saremmo neanche qui a raccontarla, quindi ancora grazie. Grazie Donato. Ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Siamo giunti, ecco, al terzo movimento di cui parla il Papa per una Chiesa che sia apostolica e missionaria, evangelizzatrice. E qui il Papa ci ha sconvolti anche nella sua affermazione, perché quando pensiamo all'evangelizzazione pensiamo sempre a terre lontane, luoghi lontani, una chiesa in uscita, come Papa Francesco afferma, ma una chiesa in uscita che torna in casa. Infatti proprio la pagina del Vangelo, parlando della vocazione di Matteo, ci fa vedere come Matteo, dopo aver risposto alla chiamata di Gesù, lui torna a casa e prepara una festa per tutti i peccatori, alla quale è invitato anche lo stesso Gesù. Ascoltiamo quello che dice il Papa. Uno sguardo
Gesù vide un movimento, si alza, e terzo, una meta. Dopo essere alzato e aver seguito Gesù, dove andrà Matteo? Potremmo immaginare che, cambiata la vita di quell'uomo, il Maestro lo conduca verso nuovi incontri, nuove esperienze spirituali. No, o almeno non subito. Per prima cosa va a casa sua. Lì Matteo gli prepara un grande banchetto a cui partecipa una folla numerosa di pubblicani, cioè gente come lui. Matteo torna nel suo ambiente, ma ci torna cambiato e con Gesù. Il suo zelo apostolico non comincia in un luogo nuovo, puro, un luogo ideale, lontano, ma lì comincia dove vive, con la gente che conosce. Ecco il messaggio per noi. Non dobbiamo attendere di essere perfetti, di aver fatto un lungo cammino dietro Gesù per testimoniarlo, no. Il nostro annuncio comincia oggi, lì dove viviamo. E non comincia cercando di convincere gli altri. Convincere no, testimoniando ogni giorno la bellezza dell'amore che ci ha guardati e ci ha rialzati. E sarà questa bellezza, comunicare questa bellezza, a convincere la gente, non noi. Roberta, qual è stata la bellezza che ti ha convinto a fare questa scelta, no? A seguire questa vocazione di medico, di pediatra? Allora, avevo 6 anni, era Pasqua, e una zia speciale che mi ha trasmesso proprio la passione, il desiderio, la voglia di aiutare i più piccoli che soffrono, mi portò a guardare un vetrino in laboratorio. Purtroppo era una brutta malattia all'esordio per un bambino troppo piccolo, che però ha segnato il mio destino. E da lì, da quel giorno, avevo appena 6 anni, capì che il mio destino era diventare zia Lucia, ovvero curare tutti quelli che più piccoli soffrivano. E da lì non ho mai cambiato. Hanno provato in molti a farmi cambiare idea, strada, ma no. Il destino ha iniziato a scrivere per me la mia storia, forse dalla nascita direttamente, però sapevo che sarei diventata zia Lucia, da grande. E allora ascoltiamo la zia Lucia. Ciao Roberta, un minuto per un grazie ed un saluto. Il grazie soprattutto a te, per quello che sei, per quello che fai. Da piccola avevi espresso il desiderio di guardare nel microscopio dove lavorava zia Lucia, e guardandolo ti sei innamorato di un globulo rosso e hai espresso il desiderio di fare il medico da grande. Ci sei riuscita. Ora possiamo dire che hai la vita nelle tue mani, la vita dei più piccoli soprattutto. E la raccomandazione è sempre quella: curala, amala, accompagnala, soprattutto quando è molto sofferente, perché è allora che hanno bisogno di cure maggiori, sempre con il sorriso, perché il sorriso è già terapia. E il saluto è per i telespettatori di Teleradio Padre Pio. E grazie per esserci sempre, per accompagnare il lavoro e l'impegno di evangelizzazione, portare l'amore, portare la vita, portare la speranza, è il dovere di ogni cristiano, di ogni battezzato. Buona giornata. Grazie, grazie di cuore Lucia, davvero per essere stato anche un gancio, no? Anche con tuo marito, è stata lei che ha permesso tutto quanto. Grazie di queste sorprese. Siete benvenuti. Ecco, è proprio zia Lucia ci ha parlato di questa evangelizzazione, di questa opera di evangelizzazione che porta avanti anche Padre Pio TV. Donato, ecco, a te che mi sei davvero fratello nel sacerdozio, oggi il Papa ci ha detto anche delle parole consolanti, perché ha detto che per essere evangelizzatori non è necessario essere perfetti, però abbiamo una grande responsabilità, quella di essere evangelizzatori nelle nostre case, laddove noi ci troviamo già, ecco, non bisogna fare tanti chilometri. Tu che ne pensi? Certamente non abbiamo bisogno di essere perfetti, perché l'evangelizzazione non è un presentare a
anzitutto noi. L'evangelizzazione non è avere un sistema da presentare, una teoria per cui tutto deve essere inquadrato. L'evangelizzazione è quell'annuncio di Gesù che ha toccato la nostra vita e che la trasforma pian piano, e ogni uomo, come anche noi, siamo portatori, no, di tesori, anche di fragilità, per cui non è necessario aspettare la perfezione. Ecco, questo evangelizzare dove si è mi sembra molto importante, sia dal punto di vista geografico, perché si potrebbe sempre pensare a una perfezione di posti altri rispetto a quelli che viviamo realmente, e anche come indicazione esistenziale. Io oggi ho questo limite, ho questo difetto, anche lì attraverso comunque la mia apertura al Signore posso evangelizzare. Quando si è canali, un po' qualcosa resta anche nel pozzo della propria vita e la trasforma, la disseta. Bella questa immagine, però sai, c'è anche un grande rischio, il Papa oggi ce l'ha detto, che nel quale anche la Chiesa, diciamo, sicuramente non è esente da questo rischio, ed è il pericolo del proselitismo. E il Papa ha detto questo oggi, no? Che laddove comincia, anche nella Chiesa, il proselitismo, allora vuol dire che la fede si sta affievolendo, la fede sta venendo meno. Tu che ne pensi a proposito di questo? Secondo te quando è il momento in cui il proselitismo prende il sopravvento sulla fede in una comunità cristiana? Ecco, tu che sei parroco, no? Magari potresti avere anche la tentazione di avere più ragazzi nel gruppo, nel coro, no, della parrocchia, o magari più iscritti nel gruppo, diciamo, delle catechesi. Ecco, come accorgerci quando il proselitismo prende il sopravvento sulla fede? Sì, è proprio, penso, il terreno della fede e dell'esercizio della fede che ci mette in guardia, a partire dalle parrocchie, dalle nostre realtà più feriali e più prossime alla nostra vita, da questa contromedaglia della attrazione invece, che è la forza dell'evangelizzazione. E credo che il primo punto di osservazione è quando non sta Gesù al centro, ma ci siamo noi. Quindi penso che sia importante decentrarsi spesso. Gesù deve stare al centro, e quindi l'esperienza della fede, del dialogo con Lui. Il Papa diceva dobbiamo semplicemente legare Gesù alle persone, le persone a Gesù. Quindi quando una parrocchia sta pensando lei a stare al centro, oppure i propri gruppi o il proprio parroco, ecco, questo significa iniziare il proselitismo, perché se non è Gesù al centro, allora dobbiamo iniziare le comparazioni, le competizioni. Certo, certo. E quindi, tutta roba che ci mortifica. Tutta roba che mortifica davvero la fede. E a te come dottore, ecco Roberta, la fede che valore ha in quello che tu fai ogni giorno? Allora, è molto importante, perché noi medici sappiamo che il nostro lavoro, per quanto ci possiamo impegnare, per quanto possiamo tentare tutte le strade possibili e immaginabili, alle volte si arriva a un certo punto in cui le abbiamo tentate tutte e ci affidiamo effettivamente al Signore, che illumini il nostro operato. Questo nel momento di una terapia, questo nel momento di assistere alla nascita, perché ogni parto può essere un evento comunque traumatico, pericoloso, e in quel momento l'unica persona che, almeno per la mia esperienza, mi ha aiutato è proprio sì, il Signore che mi guarda dall'alto. Come dico spesso, detto, Padre Pio mi guarda sempre, e meno male che c'è. La Chiesa va avanti per attrazione. È un'espressione forte di Benedetto XVI che oggi il Papa ha ribadito, e continuiamo ad ascoltare le parole del Papa. Come infatti ci ha insegnato Papa Benedetto, la Chiesa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piuttosto per attrazione. Non dimenticare questi. Quando voi vedrete dei cristiani che fanno proselitismo, che vanno ti fanno una lista di gente per venire, che fate, questi non sono cristiani,
sono pagani travestiti dai cristiani, ma il cuore è pagano. La Chiesa cresce non per proselitismo, cresce per attrazione. Questa testimonianza attraente, questa testimonianza gioiosa è la meta alla cui ci porta Gesù con il suo sguardo di amore e con il movimento di uscita che il suo spirito suscita nel cuore. E noi possiamo pensare se il nostro sguardo assomiglia a quello di Gesù, no? Per attrarre la gente, per attrarre la gente, per avvicinare la Chiesa. Pensiamo a questo. Grazie. Ecco, solamente due minuti per dire un grazie di cuore a te Don Donato per la tua presenza, la tua disponibilità, per averci raccontato questa storia bella di cui tu sei stato testimone. E un grazie a te Roberta per la tua testimonianza, ecco, di madre e di dottore soprattutto, ecco, la tua maternità la porti anche nel tuo lavoro. E voglio concludere proprio con queste parole del Papa: la Chiesa non va avanti per proselitismo ma per attrazione, è lo Spirito Santo che plasma la Chiesa e la rende in uscita, la rende contagiosa di Gesù. Ecco, l'augurio a te Don Donato di essere un sacerdote che contagia chiunque incontra dell'amore di Cristo, ecco, con la tua giovinezza ma anche con la tua, davvero, con la tua passione per il Vangelo. E anche a te, Roberta, ecco, tu possa essere contagiosa di amore e di vita a tutti, senz'altro. I tuoi pazienti. E tra l'altro, magari ci puoi anche dire quanti bimbi sono nati oggi? Oggi, per adesso, due bambini, ecco. Ma erano in procinto un altro po'. Grazie. Ora vi lascio a Dario Reda e al suo commento del Vangelo di domenica prossima. A tutti quanti voi do l'appuntamento alla prossima settimana con la parola a Francesco e ai giovani. Ciao ragazzi, me lo immagino il Battista e tutti quelli che erano con lui in quel momento, preparati com'erano proprio dal Battista all'arrivo di un combattente, un soldato, qualcuno con il coltello tra i denti che avrebbe liberato tutto il popolo. Me lo immagino, mi immagino tutta la situazione nei minimi dettagli. E ad una certa il Battista esclama: ecco l'agnello di Dio. Che faccia avranno fatto tutti quanti? Si aspettavano un combattente, uno forte dal nostro punto di vista, anche muscoloso magari, sicuramente armato, e viene presentato con: ecco l'agnello, non il drago, non il serpente, non il leone, l'agnello di Dio. E aggiunge che toglie i peccati del mondo. Me la immagino la loro faccia. Per il popolo ebraico poi il termine agnello assume tutto un altro significato rispetto a noi. Agnello sì, come animale mite, timido, indifeso, ma loro usavano festeggiare lo Yom Kippur, che è la festa dell'espiazione. Una volta all'anno tutti i peccati delle persone venivano caricati su questo montone, su questo agnello, che poi veniva lasciato morire nel deserto. Lui si assume tutte le nostre colpe, viene ucciso e i peccati scompaiono. Siamo noi umani che sacrifichiamo altre cose, gli agnelli, per espiare i nostri peccati. Ti dice qualcosa il termine capro espiatorio? Viene proprio da lì, dallo Yom Kippur, festa tipica ebraica. Do la colpa a qualcuno, all'agnello, e io mi libero delle mie colpe. È bello, funziona così anche oggi, scaricare la colpa su qualcun altro. Questa volta però è differente. Le colpe se le assume Gesù Cristo, le nostre colpe, anzi il peccato, l'originale, il primo, quello che porta a tutti gli altri peccati.
Ma non pensare a quei peccati che fai tu tutti i giorni. Mi sono dimenticato di andare a messa, non ho detto scusa e nemmeno grazie. Chissà cosa penserà Dio di me. Ma cosa pensi tu di Dio, se è questo il tuo modo di vivere la fede? In tutte le lingue antiche, il latino, l'ebraico, il greco, il termine peccato definisce sempre un sbagliare strada, uno sbagliare il bersaglio, prendo la mira in maniera sbagliata. Il peccato che il Signore è venuto a toglierci, a caricarsi su di Lui per alleggerire noi, è quello alla base di tutte le nostre pochezze e mediocrità quotidiane. Il Signore ci ha fatto per essere speciali, ci ha fatto per essere meraviglie e ci accontentiamo ancora di essere mediocri e ci accontentiamo ancora della nostra pochezza. Questo è il peccato che il Signore ci toglie. Ci toglie il peccato, uno solo, quello che sta alla base di tutto. È come se invece che togliere un frutto dall'albero, marcio, togliesse l'albero dalla radice. È come una pianticella che viene fuori dal terreno, non tagliasse soltanto la pianta, ma estirpasse tutto quanto alla base. Poi rimangono certo i nostri peccatucci quotidiani, ma sono poca cosa in confronto a quello che il Signore si carica al posto nostro. È il peccato del non sapersi amati per poi amare, è il peccato del disamore, è il peccato, come abbiamo detto prima, di sentirci e accontentarci della mediocrità. Abbiamo sbagliato mira, abbiamo preso il sentiero sbagliato. E amo la pedagogia del Signore, il modo in cui si carica del nostro peccato alla base di tutto, del nostro disamore. Non lo fa con la guerra, diventa agnello mite e tenero, combatte la guerra con l'amore e con la tenerezza. E poi anche Giovanni non smette mai di stupirmi. Per due volte nel brano del Vangelo di oggi ripete «non lo conoscevo», «non lo conoscevo» e mi commuove. Lui, che aveva preparato la strada, ha passato tutta la sua vita a preparare la strada al Signore, ripete «non lo conoscevo», «non lo conoscevo». Penso che sia ancora una volta un auspicio e un augurio per la nostra fede. Ripetere «non lo conoscevo» ma dare testimonianza. Ripeterci «non lo conoscevo» perché mai finiremo di conoscere il modo in cui il Signore ci ama e ci toglie il peccato, ma comunque essere fedeli ed essere testimoni. Non lo conoscevo, non lo conosco, non ti conosco, Signore, ma sono sempre più innamorato di te. Ecco perché in quest'anno nuovo ti auguro di esclamare come Giovanni il Battista alla fine di questo brano: ho visto e testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Non lo conoscevo, ma ho visto e testimoniato che è il Figlio di Dio. E buona domenica.